Benvenuti a una nuova puntata di Radici e Ombre. Io sono Renzo Samaritani e oggi vi parlerò di un momento cruciale nella mia storia familiare. Il viaggio a Vienna nel 1971, un viaggio che avrebbe rivelato verità inimmaginabili sul passato di mia madre e sulla figura di mia nonna, che fino ad allora non conoscevo. Preparatevi per un tuffo nella memoria, un viaggio che ha cambiato per sempre la nostra vita. Ascoltaci in diretta su K-Radio. Emozioni e forti vibrazioni. K-Radio è sempre con te. Era il 1971 quando io e mia madre partimmo per Vienna. Per me, bambino, era semplicemente un viaggio in una grande città, la prima occasione per incontrare mia nonna. Non avevo idea che dietro quel viaggio si celasse molto di più. Per mia madre quella visita rappresentava il primo incontro con sua madre,
dopo 30 anni di silenzio, un incontro che avrebbe svelato una verità sconvolgente. Una volta arrivati a Vienna, mia nonna ci accolse e io, piccolo e curioso, rimasi in cucina con biscotti e latte mentre mia madre parlava con la sua. Non sapevo che quelle parole scambiate a porte chiuse avrebbero rivelato il lato oscuro della nostra famiglia. Mia madre, scioccata e inorridita, scoprì quel giorno che sua madre aveva abbracciato il nazismo. Le verità nascoste per decenni emersero come un fiume in piena, travolgendo ogni possibilità di riconciliazione. Poco dopo, mia madre prese una decisione, non poteva più restare lì. Mi ricordo ancora quando disse a mia nonna che stavamo andando al Prater, il famoso parco di Vienna, e che saremmo tornati nel pomeriggio, ma non tornammo mai. Scappammo da Vienna e quella fu la fine del loro rapporto. Non capii subito cosa fosse successo, ma sentivo che qualcosa si era rotto irreparabilmente. Quel viaggio a Vienna non fu solo un incontro con mia nonna, fu l'inizio di una frattura che avrebbe segnato la mia famiglia per sempre. Radio Yoga Network, @gmail.com. Nella prossima puntata vi racconterò di come ho scoperto, anni dopo il viaggio a Vienna, la verità sul passato di mia nonna. Fu un segreto che venne alla luce attraverso i libri di mia madre, Il rogo di Berlino e Lasciami andare madre. Questa rivelazione cambiò completamente la mia percezione della nostra famiglia. Nella prossima puntata di Radici e Ombre.